Domani è 8 marzo, domani non è però un 8 marzo come gli altri, perché noi domani vogliamo essere ribellissime, ribellissime in continuità con le straordinarie lotte che le donne hanno portato avanti nelle piazze italiane nella giornata del 13 febbraio, una giornata di cui sono state protagoniste diverse soggettività, diverse parole d'ordine. Quello che noi riteniamo importante è che si sia rimesso al centro il grande tema dell'autodeterminazione delle donne, della libertà eguale delle donne, della libertà eguale di ciascuna di essere diversa dall'altra. Noi pensiamo che ci siano due grandi cappe che in questo momento insistono sulla nostra autodeterminazione, una simbolica e l'altra materiale. Quella simbolica è quella del maschilismo dell'Italietta rappresentata egregiamente dal primo ministro Silvio Berlusconi, che è davvero, diciamo, l'icona del maschilismo e del sessismo di questo paese, unito anche a un perbenismo che non omette di inchinarsi di fronte alle parole d'ordine del Vaticano. Pensiamo a quello che sta per accadere e che ci auguriamo non accada nelle prossime ore sulla questione del biotestamento in particolare. E c'è un'altra cappa enorme, che è quella delle condizioni materiali, quella delle condizioni materiali di generazioni di donne precarie, di generazioni di donne a cui è stato tolto o il diritto al lavoro o il diritto al welfare o entrambe le cose. Noi pensiamo che tutto questo ci imponga di riprenderci il giorno, di riprenderci la notte, di riprenderci la nostra libertà tutta, la nostra libertà indecorosa, la nostra libertà che ciascuno di noi ha il diritto di agire nelle forme che più ritiene idonee e vicine al proprio desiderio. Per questo domani noi vogliamo essere e vi invitiamo ad essere tutte, appunto, ribellissime, perché questo paese ha bisogno di una rivolta delle donne, ha bisogno di riprendere quella rivoluzione più lunga, quella che è stata appunto segnata dal movimento delle donne negli anni 70, che deve essere una rivoluzione nel senso comune, che deve essere una rivoluzione per i diritti delle donne, per i diritti civili, per i diritti delle lavoratrici, e ci auguriamo una rivoluzione in grado di cacciare Berlusconi da questo paese.